suono sporco di Jimi Hendrix è perfetto per introdurre lo spettatore all'interno della mostra Revolution che la Fabbrica del Vapore di Milano dedica alle storie, ai protagonisti e ai luoghi di un periodo, gli anni tra il 1966 e il 1970, che cambiò per sempre le vite di una generazione di giovani e per estensione di tutta la società. Tra musica, moda, film, ideologia, va di nuovo in scena un momento storico problematico ma fertile. È una mostra straordinaria sugli anni 60, anni fino al 72, e racconta in qualche maniera questa presa di coscienza e rivoluzione culturale che è avvenuta all'inizio degli anni 60 con gli studenti americani prima, poi con la musica beat, Rolling Stone e Beatles, che hanno davvero trasformato il mondo giovanile. Tra manifesti anti-Nixon e inni alle culture alternative va in scena un racconto collettivo che passa molto anche attraverso la ricostruzione dei look di quel periodo. Clara Tosi Panfili ha curato proprio la sezione dedicata alla moda. La moda è uno degli argomenti fondamentali di Revolution, sia nella versione inglese che in questo ampliamento italiano. Blow Up, Missoni, Antonioni, Fiorucci, sono dei nomi fondamentali che ricorrono sia nella storia inglese che in quella italiana. Eccentrici ed eccessivi, lisercici e innamorati, gli anni del nostro passato a volte tornano con quel fascino immutabile che la parola rivoluzione continua a portare con sé.